È stato un pomeriggio di calcio e beneficenza quello organizzato sabato sull'erbetta di Masoronco, a scendere in campo la formazione dei politici e quella degli imprenditori. Un'iniziativa a scopo benefico ideata dal presidente Arno Compaccio insieme all'FC Alto Adige per finanziare le iniziative dell'associazione L'Alto Adige Aiuta. Siamo tutti riuniti qua a aiutare anche famiglie che sono in difficoltà. Questa iniziativa ormai va benissimo da anni, raccoglie una somma anche davvero importante in beneficenza. Questa partita poi fa anche un gran piacere, credo sia al pubblico ma soprattutto a chi partecipa. Non siamo calciatori, questo lo si vede anche purtroppo. La partita è stata messa all'asta nel periodo della raccolta fondi della Onlus e la donazione più generosa è arrivata da due imprenditori che sono anche soci dell'FC Alto Adige, ovvero Hans Krapf della Duca e Andreas Jungmann, titolare dell'omonimo mobilificio. Alla partita hanno preso parte anche 6 giocatori dell'FC Südtirol. Ma noi partecipiamo da anni all'iniziativa Südtirol Hilft, Alto Adige Aiuta, perché ci sono tante famiglie in Alto Adige che sono in difficoltà e noi vogliamo anche fare la nostra parte. Quest'anno il presidente Compaccio ci ha chiesto di partecipare a questa partita, abbiamo aiutato nell'organizzazione, abbiamo anche messo a disposizione qualche giocatore della prima squadra per far sì che il livello di questa manifestazione si alzi un po'. Alla formazione dei politici non è bastato il supporto e l'aiuto di diversi campioni dello sport come Armin Zögler, Werner Helle e dei giocatori biancorossi Fischnaller, Kiem e Tait. La partita è terminata 6-2 per gli imprenditori, anche se il risultato in questa occasione è passato in secondo piano. Questa giornata serve a dire attraverso lo sport, facendo squadra, si può aiutare anche chi è in difficoltà. Quello che si capisce qui come è importante lavorare con l'energia, quando non ce n'è tanta bisogna essere molto parsimoniosi e questo è anche una cosa sulla quale bisogna riflettere. Se si può dare un segnale si fa, poi si raccolgono 2 soldi e si cerca di fare qualcosa, sempre meglio di niente, è una bella occasione. Io ho fatto il tifo da fuori, hanno giocato bene, hanno dato tutto, purtroppo non abbiamo vinto, però il divertimento è al primo posto e sì, è stato bello aderire questo anche per una buona cosa.